una locomotiva. Ci ho messo 3 minuti, però è molto carina. Bene. Guys, buongiorno. Oggi vlog proprio. Caduto il telecomando. Dicevo, oggi proprio vlog nel vero senso della parola. Perché andiamo a vedere quello che faccio oggi, che è il 22 dicembre, e devo aggiustare delle cuffie, quindi si sono rotte. Feci già vedere un video su Instagram, solo che si sono rotte di nuovo, quindi devo andare a comprare una colla più forte, ma sostanzialmente forse volevo fare un'altra modifica. Ricordate la mia vecchia stanza? Ma dato che oggi è 22 dicembre, mia mamma mi sta obbligando a mettere delle luci tipo da 1 dicembre, quindi da 20 giorni, e io ancora non l'ho fatto, e ne andiamo a mettere sul balcone. Allora, quando l'anno scorso poi le ho tolte, avevo inventato questo tubetto di cartone, ma non quanto sole, tubetto di cartone, dove poi arrotolarle, e il risultato è questo. Non so chi la srotolate, però vabbè. Il risultato è questo. Io in realtà le ho già messe anche giù, perché abbiamo due balconi, quindi quello l'ho srotolato, sono già messe quelle là. E ora andiamo a mettere queste. Ah, ma ci sono altre luci, ecco il problema. Ora sì. Ora sì, dovrebbe capire di più. Quindi ora, quando la arrotolerò attorno alla ringhiera di questo balcone, sarà molto più facile con questo pezzo di cartone. Usate il cervello. Ma andiamo a vedere come saranno messe. Come detto, ci sono voluti 2 minuti. 2 minuti, solo 2 minuti per mettere le luci. Salutiamo sempre Dexter che ci segue in tutto. Sì, le ho dovute far passare così perché mamma le vuole pure sull'altro balcone. Quindi. Ora scendiamo un attimo per andare a comprare sta colla, sperando di trovarla. Altrimenti avevo pensato ad un sistema di che cosa? Di come si chiama? Di piastre che mi tengono attaccate le cuffie. Vediamo. Ritornati nella mia postazione, abbiamo comprato la colla. Un Big Power adesivo in collaggio rapido, ultra forte, pronto all'uso preciso. E ora andiamo a incollare le cuffie, che bene o male stanno veramente messe male. Allora, stavolta vi metto anche la vista dall'alto, che sennò non capite assolutamente una ceppa. E quindi niente, andiamo a fare questo super incollaggio. Questo è il braccio che metterò l'altro iPhone e ci fa vedere un po' dall'alto cosa succede. Andiamo a fare un attimo tutta la preparation. Siamo un po' in oblio, non so se si sente. Penso che sì, perché sto usando il microfono pinzetta, questo qua. Sto usando questo microfono qua e voglio capire se si sente o meno. Ma non so se devo gridare. Comunque, vista dall'alto, quindi andiamo ad aprire. Ok. Molto pastosa. Messa sicuramente troppo. Visto il video da qui con questo trasmettitore e questo microfono, che userò
anche in futuro, se registrato bene, il bicomponente ha fatto quello che doveva fare. Ora lo faccio stare per un paio d'ore, non lo so. L'unica cosa è che quello che penso ora, cioè io ho fatto fare anche il click, tipo così, però tutta la colla che ora rimane qua dentro, chiaramente ve lo metto in descrizione, sembra buono comunque. Oltre alla riparazione delle cuffie, come avete letto dal titolo, andiamo a parlare, cioè vi volevo descrivere le mie emozioni e le mie sensazioni dopo aver partecipato a quel programma online, però sì, un programma a tutti gli effetti, diciamo che è un format di uno youtuber mio amico, che è Giovanni, che vi lascio chiaramente il link del canale in descrizione, ed è stato tipo un quiz musicale alla Sarabanda. Allora, cosa dire? Chiaramente vi faccio vedere, dopo che ho finito di parlare di tutte queste cose, faccio vedere un estratto del video, ma potete trovarlo su YouTube perché è rimasto lì sul canale di Giovanni, che come vi ho detto lascio il link in descrizione. È stata una cosa simpatica, cioè diciamo che quando ero piccolo vedevo sempre Sarabanda, quindi mi piaceva, mi sarebbe sempre piaciuto partecipare. Chiaramente là erano degli orecchi assoluti, dei mostri inadeguati. Allora, Sarabanda, dicevo, mia mamma mi ha fatto una cosa per il video che uscirà domani, che registrerò tra qualche ora, quindi mi raccomando, è una food challenge. Comunque, dicevo, questo format con Sarabanda, quindi mi ha fatto molto piacere partecipare perché è stato simpatico, a me è sempre piaciuto partecipare a quiz musicali ed è stato, cioè, questo è il primo con cui faccio. Chiaramente ringrazio tutti gli altri partecipanti per la loro sconfitta, ma vi devo dire che sono stato il campione della puntata. E sono stato proprio da un niente dal premio finale, perché sulle 10 domande del gioco finale, dove ho partecipato da solo, ne ho indovinate solo 9, 9 su 10, cioè neanche i tempi d'oro di tiramisù o dell'uomo gatto. No, comunque è stato molto divertente, mi sono divertito un sacco. Infatti poi ridevo da solo per come ho affrontato la cosa, poi vabbè, mi vergognavo anche un po', però è stato divertente perché eravamo in live. Dovrei essere ospite alla prossima puntata, dato che sono il campione uscente. Quindi, nel momento in cui volete partecipare, dovete seguirmi su Instagram, così, cioè dovete partecipare a guardare, ad assistere. Dovete seguirmi su Instagram, poi metterò il link nel momento in cui si farà la puntata, sicuramente. Quindi mi raccomando, ragazzi. Detto ciò, vi lascio a qualche clip. Ho fatto un sacco di figure di merda, però solo chi non le fa le cose non può fare le figure di merda. Io le ho fatte, ho fatto le mie figure di merda, ma ho anche vinto, quindi va bene così. E niente, vi lascio ste clip di qualche spezzone della puntata che dura un'oretta e mezza. E ci vediamo domani con la food challenge del mio compleanno. Sì, perché domani è il mio compleanno, quindi mi aspetto tanti auguri da molti di voi, numerosi, mi raccomando, e ci vediamo domani. Vai con le clip. Italiano simbolo di Spider-Man. La so. Ok, Eleonora. Max Pezzali. No. Matti, però dovevi dirlo Eleonora. L'hai trovata proprio dai cinesi, l'hai trovata dai cinesi, con rispetto parlando per i cinesi. Cioè. La domanda: qual è il colore della Ferrari? Rosso. Ok, la parola è rosso. Hai una vaga idea di quale può essere il titolo? Anche qua. No, mi viene solo Profondo Rosso, che è un film, quindi no. Se ti dicessi Tiziano Ferro. Questo relativo. Rosso, relativo a...